nel nostro bel paese c'è un po' di tutto. Posti di mare, di montagna, posti con arte, storia, così tanti posti che sarebbe facile perdersi. Ma per fortuna sappiamo che ovunque ci troviamo basterà prendere una qualsiasi strada per tornare alla capitale, perché tutti sanno che tutte le strade portano a Roma. Pochi invece sanno che attorno a Roma, nel Lazio, non c'è solo Roma, ma un sacco di altre cose, con un sacco di altre strade. Una di queste vie è molto antica, forse più antica del Colosseo, ma senza tutta quella gente, i clacson e i segni delle ruote sull'asfalto. Perché l'asfalto non c'è, è una via diversa, è una via selvaggia, è la via dei lupi. La Via dei Lupi è un antico cammino che dal Lazio ti porta fino in Abruzzo, percorribile a piedi e anche contromano, passando attraverso monti, laghi, castelli e altre cose fighe. Di solito la gente pensa che per fare queste cose devi essere o molto vecchio o molto strano, e lo pensavo anch'io, ma il nome mi piaceva, e dopo essermi documentato un pochino ero molto interessato. Sono molto interessato. Non c'era bisogno di vestiti o idee strane. Bastavano uno zaino, due bastoncini e un paio di scarpe. Andiamo, va. La prima tappa portava da Tivoli fino a San Polo dei Cavalieri, passando attraverso una salita ed un boschetto. Una cosa figa di questi alberi è che se anche fanno questo rumore, non sono finti, sono di sughero, è una sugheretta. Proprio lo stesso rumore dei tappi, è incredibile. Ma come passa? Quella c'ha le corna. Bisogna spostare la pacca del corridoio. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità, e attenzione, e perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Odio il pigiama e vedo rosso, se la terra mi chiama non posso restare chiuso fra quattro mura, ho premura. Ah, piccola parentesi, cercate di non lasciare in giro merda, perché questo di sicuro non è un problema per gli stronzi, ma lo è per le persone normali, dato che questi posti sono ancora così belli proprio perché dentro non è che possiamo fare come ci pare, o rischieremmo di dar fastidio a piante ed animali, ed è per questo che nei parchi e nelle aree protette non si può e non si deve campeggiare o accendere fuochi o dar da mangiare ad animali o organizzare grigliate o dare fuoco alle foreste o far volare aerei, elicotteri o droni o portarsi via pezzi di parco come souvenir. E a questo punto, se anche voi fate parte di quelle persone che dicono io non vado nei boschi perché non c'è niente da fare, ecco invece una lista di tutte le cose che potete fare per divertirvi. Potete muovervi in avanti, indietro o di lato. Potete contare tutte le foglie dei rami di un albero. 841. No, mi sono sbagliato, devo ricominciare. E potete fissare tutte le pietre e tutti gli alberi che volete per quanto tempo vi pare. Ma soprattutto con il telefono potete fare una cosa fichissima.
Se invece di annoiarvi avete paura di perdervi, potete star tranquilli, perché... Ma in realtà seguire il percorso è facilissimo. Basta andare sul sito della via e scaricare la traccia della tappa che volete fare. A quel punto aprite la traccia con un'app che legga i file GPS e quella vi guiderà come un navigatore. E se sbagliate direzione farà pure casino per avvertirvi, e quando tornerete sul percorso farà di nuovo casino ma un po' di meno per dirvi che siete sulla strada giusta. Anche se in ogni caso sempre meglio portarsi una cartina, perché non si sa mai. Ma torniamo al viaggio. A San Polo dei Cavalieri, se siete furbi, ci sarebbero da vedere cose. Tipo quello. Oppure quella. O questa. O anche lui. Ma io, come al solito, ero in ritardo, quindi mi sono solo fatto la barba, perché mi prudeva. Così ho proseguito lungo la seconda tappa verso Licenza, dove un cartello molto incoraggiante mi diceva che ero entrato nel parco dei Monti Lucretili. Questo è un posto pieno di querce, cerri, lecci, faggi, insomma pieno di alberi, con alcuni di questi che hanno più di 400 anni e li chiamano monumentali. E poi ci sono i campi di anime, pratoni scavati dalla pioggia da cui sbucano delle pietre a caso, e mucche e branchi di cavalli che qua vengono lasciati allo stato brado, in semilibertà. Ed è in questi momenti, guardando questi animali correre liberi e selvaggi, che pensi, oh, la natura. Che schifo. Che schifo. Stupidi cavalli. Guarda, sono... Finalmente arrivavo a Licenza. Figuriamoci, sono arrivato con la pioggia. E dopo essermi incontrato con la tizia che mi avrebbe dato le chiavi della foresteria dove avrei dormito, potevo finalmente andare a riposare. Non avevo mai dormito in un palazzo. In realtà avrei dormito in un pezzo di castello. Questa è la foresteria e questo è il letto. Ma anche a Licenza c'erano tante cose da vedere e non c'era tempo per riposarsi. Ma come no? Così mi sono subito rialzato. Subito. Stupida voce fuori campo che mi dice di fare le cose. Ed ero pieno di entusiasmo. Entusiasmo un cazzo. Sto salendo un punto chiamato l'osservatorio, perché là, su quei pezzi di monte lassù, fa il nido l'aquila reale, che è il re di tutti i pennuti dell'aria. L'aquila reale. Perché non mi bastava il cammino. Mi devo mettere a fare pure le deviazioni. Eccolo là, lì c'è il nido, questo è il Monte Pellecchia, siamo sulle pendici, qui c'è l'osservatorio, e se venite qua con un cannocchiale potete vedere il nido e qualche bel volo magari, se venite qua con un cannocchiale. Ecco cosa mi ero scordato. Stupide aquile. Vabbè, visto che non ho potuto farvele vedere, ve le faccio vedere così. Grafica.
Questi sono i Monti Lucredi e questa è mamma aquila che 2 anni fa si è trovata un aquilo di 5 anni con cui fare gli aquilotti e darsi il cambio per covarli. Di solito mamma aquila depone 2 uova, ma spesso solo una di queste riuscirà un giorno a volare via. Ed è per questo che è importante che il nido sia in una buona posizione per cacciare e starsene in pace, e così le aquile si cercano un luogo in cui costruiscono di anno in anno diversi nidi. E se vi state chiedendo come so tutte queste cose, beh, le so da sempre, mica le ho lette ieri. Tra le pareti a picco dei dirupi o i rami degli alberi. Le aquile poi si possono vedere in un museo totalmente dedicato a loro, mentre dall'altra parte della città da vedere c'è la villa di Orazio, proprio quello lì romano che scriveva le cose romanesche. È una villa antica, senza tetto, ma che una volta c'aveva la biblioteca, la sala del banchetto, il cortile con la fontana, la piscina con il giardino, le terme e perfino un acquario. Insomma, Orazio se la spassava. E poi c'era pure quello, il castello, ma ci ho dormito, quindi è come se l'avessi già visitato. E adesso è del comune, ma prima era degli Orsini, anni or sono. E poi c'è il giardino dei 5 Sensi. Quindi, vista, olfatto, tatto, gustatività e orecchio. Ma nessuno di questi mi ha migliorato la giornata. Ci vorrebbe un sesto senso. Tipo il senso del ritmo. L'onda su gravol senza motor, un mur da vidra senza mala intenzione, gli altangi al rewind, gli altangi al rewind, esce al fasti parena su miraggia curios, la pena maxima titolo d'una canzone, gli altangi al rewind, gli altangi al rewind, esce. Segueixes esperances com si fossin pastanagues, la meitat d'una meitat que mai. Questa volta il mio senso del ritmo mi aveva portato in un posto molto strano. Wow! Cioè più verde dei miei pantaloncini. Praticamente non mi sto lavando i piedi, li sto sporcando, anche se sono nell'acqua. I laghetti di Percile, che se non sono un buon posto per farsi un bagno, lo sono almeno per riposarsi un po'. A meno che le rane non vi rompano le scatole. Insomma, alla fine non puoi farti un bagno. C'è una caciara pazzesca. Però resta un bel posto, dai. Buongiorno. E sto andando a Cervara di Roma, che è un posto. Entravo così nel parco dei Monti Sembruini e lasciavo quello dei Monti Lucretili, ringraziandoli però per tutti i bei momenti passati assieme. Stupidi Monti Lucretili, non ho fatto altro che scarpinare. Finalmente, dopo pioggia, rane, eccetera, l'aria del mattino era fresca, gli uccellini cantavano e il sole brillava alto nel cielo. Insomma, per una volta tutto andava per il meglio. Non fosse stato che... C'è un pavimento! Quello stesso vento mi avrebbe spinto fino al bel borgo di Oricola, dove avrei fatto delle riprese a rallenti a dei panni per farli sembrare più fighi prima di fare l'ultimo pezzo di sentiero. Sa che sto passando sotto l'autostrada. Così arrivavo a Cervara di Roma, che come vi dicevo prima è un posto... Tanti anni fa è venuto qui un certo signor Vincenzo Bianchi, che insegnava scultura a Firenze. È arrivato qua e i cervaresi gli hanno detto: e tu che ci fai qua? Tu sei di Firenze? E lui ha detto: volevo scolpire la montagna. E loro: vabbè.
Cervara, infatti, si trova aggrappata tutta intorno a un cucuzzolo dove hanno scolpito tutte le rocce della montagna di facce, gnomi, conchiglie, occhi e cose strane. E in cima c'è pure una rocca con un bel panorama dove si può salire da due scalinate. La scalinata della pace e la scalinata degli artisti. Io non riesco a capire perché qualsiasi cosa faccio, alla fine devo sempre salire. Non poteva essere la discesa degli artisti, la pianura della pace. No, scalinate. In cima a questa c'è una cosa di Ennio Morricone, quello dei film western, che ha composto Notturno passacaglia per Cervara mentre artisti pittavano e facevano cose tutto intorno, e quando erano finite le rocce da pittare e scolpire hanno iniziato a pittare tutta la città, come ha fatto quel pittore famoso, un certo Ebert, che ha pittato un quadro famoso chiamato Les Cervaroles, che adesso sta al Louvre, ma ce n'è uno uguale anche qui. Insomma, Cervara è chiamata città degli artisti, montagna d'Europa e anche delle coincidenze, perché puoi incontrare un tizio sconosciuto che ti dice: ah, fa conto che stiamo a Matera. Dove stiamo? A Matera. Matera. Matera, città dei sassi. Io sono nato là. Io sono nato là. Io a Matera sono nato. Allora, perché per quello mi piacciono le... Dici, per questo mi piacciono queste cose. E qui comincia tutta una cosa lunghissima di un tizio che c'aveva una cavalla qua sotto. Allora li ha portati fino a Rocca di Botte. E questo è il punto esatto in cui mi sono perso, non ci ho capito più niente e ho salutato perché si stava facendo tardi. Scende la pioggia, ma che fa crollare addosso a me. Avevo passato la notte in un comodissimo spogliatoio da calcetto a Cervara, dove, dopo aver fatto un ultimo giro velocissimo perché il tempo si stava mettendo brutto, ero ripartito subito per la quinta tappa. In realtà c'erano un sacco di altre cose belle da vedere, ma non c'era tempo. Rischiavo di prendermi un acquazzone. Scende la pioggia, ma che fa? Crolla il mondo addosso a me. Per amore sto morendo. Amo la vita più che mai. Appartiene solo a me. Voglio questo. Non è vero, la pioggia fa schifo. Buonasera ragazze. Buonasera. Dormito nella casetta per il gnomo. Sono le 5 del mattino, è l'alba, però sto andando presto a Ienne perché voglio fare una piccola deviazione. Ma prima ancora facciamo un passo indietro perché vi devo parlare un po' dei Simbruini. Anzi, di quella volta che ho incontrato un cane, no, di quella volta che mi sono pappato un intero cespuglio di fragoline. Minchia, buone. Forse ho esagerato un pochino. E vabbè. Buone. Allora, torniamo ai Simbruini. Sono una delle aree protette più grandi di tutto il Lazio e il nome viene dal latino subimbribus, che vuol dire sotto le piogge, perché secondo i romani qua pioveva sempre, solo che l'acqua non arriva solo da sopra, ma anche da destra, sinistra, dal basso, dappertutto. E ci sono faggete, boschi che brulicano di cervi, caprioli, cinghiali e montagne dove si trovano i 7 borghi di Camerata Nuova, Cervara, Ienne, Subiaco, Valle Pietra, Filettino e Trevi. Ok, adesso possiamo fare di nuovo un passo avanti verso Ienne, più o meno... Allora, il muschio cresce a nord, gli uccelli migrano a sud...
E niente, mi sono perso. Mannaggia. Ci vorrebbe qualcosa per schiarirsi le idee. Ah no, aspetta, ho sbagliato cascata. Acqua che non si aspetta. Un piccolo, suggestivo specchio d'acqua circondato da rocce e alberi a formare una specie di anfiteatro naturale, forse tra i luoghi più suggestivi dei Simbruini, che oggi corre un bel po' di rischi. Due anni fa un noto quotidiano ha pubblicato un articolo dove lo definiva i Caraibi di Roma, appellativo subito rimbalzato su decine di articoli fotocopia, che hanno generato un boom di turisti sicuramente positivo per gli abitanti e le attività locali, ma spiazzante per frotte di visitatori in infradito sicuri di trovare chissà quali spiagge o spazi e si sono ritrovati un luogo sicuramente bello, ma piccolo, fragile, che non può sostenere assalti così massicci e ci fa pensare all'importanza di un'informazione curata ed obiettiva e non che punti solo a generare click con definizioni altisonanti, spesso grossolane e inopportune. E no, la cascata fa troppo casino e copre tutto, quindi doppio me stesso. Questo è il laghetto di San Benedetto. Siamo sotto Subiaco e si chiama così perché tanti anni fa San Benedetto da Norcia era venuto qui e gli avevano detto: ma tu sei di Norcia? E che ci fai qua? Ah, volevo fare i monasteri, le cose. E loro... solo che poi è morto e non li ha più potuti fare. Tanti anni dopo si sono ricordati e te lo ricordi quel tipo che voleva fare i monasteri e tutto quanto? E quindi ne hanno fatti 13, solo che ne sono rimasti solo due, che sono il monastero di Santa Scolastica e il monastero del Sacro Speco, che sicuramente è il più figo dei due, e non perché in quell'altro ti interrogano, ma perché è tutto incastrato sul fianco del Monte Taleo, e a guardarlo così ti viene da chiederti come caspita possa stare lì appeso in quella strana posizione. Ma poi capisci che l'hanno messo lì perché proprio in quel punto San Benedetto si era scelto una grotta per spassarsela, pregare, ginocchiarsi, l'acqua santa, eccetera. Questo che vedete ora è il monastero di Santa Scolastica, che appunto è meno figo di quell'altro. E questo che vedete ora invece è il backstage del tuffo di prima, che è stato anche questo meno figo, ma per fortuna ha aiutato il pubblico. Tutti e due i santuari si trovano nella Valle dell'Aniene, che avrei percorso il giorno dopo lungo la settima tappa. Con una piccola deviazione, prendevo un sentiero che mi avrebbe portato proprio qui, alla cascata di Trevi, o di Comunacque, cioè Ad Comunes Aquas, perché si forma alla confluenza del Simbrivio con l'Aniene, e forma un laghetto completamente nascosto dagli alberi. È un gran bel posto, e un po' anche per la cascata, ma soprattutto perché subito fuori dal bosco c'è un chiosco dove ho mangiato gli arrosticini più buoni della mia vita. Trevi nel Lazio. Bella, no? Trevi nel Lazio ci sono da vedere un castello, una chiesa e un'altra chiesa, ma questa dentro ha della roba del Bernini, solo che era chiusa, come il castello, quindi... Ho appena capito una cosa fighissima. Ah, non vi ho fatto vedere niente.
Ma come faccio? Mannaggia. Per fortuna sono riuscito a teletrasportarmi con uno starnuto. Oh, ha funzionato. Beh, a Yenne potete vedere questa rocca e il panorama con la chiesa e altre cose. Ma dato che ormai ero arrivato a metà viaggio, è arrivato il momento di dirvi qualcosa del lupo e di perché il nome del cammino mi avesse convinto a partire. Fin da bambino avevo sempre sentito dire lupo. Ho una fame da lupo, mangi come un lupo, in bocca al lupo, lupo di mare, lupo mannaro, e poi lupi nei fumetti, lupi al cinema, nelle squadre di calcio, nei cartoni animati, lupi che andavano appresso ai santi, che fondavano città o mangiavano nonnine intere, e poi lupi nelle canzoni, nei libri che leggevo da ragazzo, ma un lupo io non l'avevo mica mai visto. Un po' come tutti dicono lupo, ma in pochi ne sanno qualcosa veramente. E così, per capirci qualcosa, avevo scelto la via, e per capirci ancora di più sono andato da una lupologa. Cambia il mio nome. Ciao. Ciao. Lei è Ilaria, guardia parco dei Singrui, che ha a che fare con i lupi più o meno tutti i giorni. Quindi la persona migliore a cui chiedere perché non bisogna avere paura del lupo. Perché il lupo è una specie ben inserita nel suo ecosistema naturale e non ha nessun interesse nell'avvicinarsi all'uomo. Se può, lo evita. Tant'è vero che noi diciamo che il lupo è come il vento. Spesso lui ci osserva, ma prima che noi riusciamo a vederlo si allontana. Oggi in Italia, in modo molto orientativo perché nessuno sa quanti siano veramente, si stimano fra Alpi e Appennini circa 2000 lupi, ma non è sempre stato così. Stiamo assistendo a quello che è definito il grande ritorno del lupo, ma perché il lupo non c'era più? Non c'era più perché negli anni 70 abbiamo assistito al minimo storico della specie in Italia, quando si contavano circa 100 esemplari in 10 piccole isolette montane, perché cervi, cinghiali e caprioli non c'erano più in tutta Italia tranne che in piccole isolette, quindi le prede selvatiche e naturali del lupo erano scomparse, perché si poteva uccidere gli animali cosiddetti nocivi con il veleno e con qualsiasi altra arma. E perché non c'era più un ambiente adatto a lui, c'era un grande disboscamento. Ricapitolando, erano quasi spariti cervi, caprioli e cinghiali, c'erano sempre meno alberi e il lupo era considerato specie nociva, tanto da dar vita a una vera e propria figura storica, il luparo o cacciatore di lupi, visto dagli abitanti dei paesi montani come un vero e proprio benefattore, a cui venivano spesso elargiti doni o date ricompense in base agli animali abbattuti, secondo un vero e proprio sistema di tariffe. Ma proprio quando sembrava ormai destinato a sparire, per il lupo è cambiato tutto. Sulla scia dei movimenti di contestazione sessantottini, negli anni 70 cresce la sensibilità delle persone sulle tematiche ambientali e si guarda al lupo con un occhio completamente diverso. Nel 71, per decreto, ne viene proibita la caccia e 5 anni dopo, un altro decreto ne garantisce la protezione integrale. Nel 92 l'Italia ratifica la CITES, ovvero la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie a Rischio di Estinzione, e un'ulteriore legge conferma il lupo come specie particolarmente protetta. Quindi, grazie a questa nuova protezione, alla reintroduzione di ungulati per motivi di caccia e allo spopolamento dei borghi e la conseguente riforestazione, il lupo tornava nei nostri boschi e grazie a fattori intrinseci della specie come l'opportunismo verso le fonti di cibo più disponibili e la capacità di avere cucciolate annuali, cresceva di numero e iniziava a viaggiare per una sua caratteristica particolare. Quella fase della vita degli animali, come la fase del ragazzo che esce di casa, magari va a fare un Erasmus, va a fare delle esperienze dal suo luogo di origine e va nel luogo in cui formerà la sua nuova vita. In realtà un lupo della Sila potrebbe arrivare tranquillamente in Piemonte. I lupi utilizzano le creste dell'Appennino come delle autostrade e si spostano. E ci sono lupi che dall'Italia sono arrivati in Francia e persino in Spagna. Il più famoso di questi viaggiatori è stato M15, ovvero Ligabue, che è partito da Parma, è andato a fare un Erasmus in Francia ed è arrivato fino in Liguria. Prima che viaggiatori solitari, però, i lupi sono animali sociali. Vivono in branchi che sono delle vere e proprie famiglie di 6-7 individui, dove una coppia dominante prende le decisioni sulla caccia sul territorio e istruisce i cuccioli e gli altri membri sui comportamenti utili alla sopravvivenza, anche se va detto che oggi questa suddivisione gerarchica dei ruoli e dei compiti è considerata troppo rigida e ormai superata, e i membri si apportano fra loro
comunicando in vari modi diversi: mimica del corpo, posizione della coda e ovviamente con l'ululato. Ilaria mi racconta che ululando i lupi comunicano anche a distanze di svariati chilometri, e proprio su questo si basa una tecnica per studiare la presenza del lupo in certe zone, ovvero il wolf howling. Praticamente si va in un posto, spesso il cosiddetto rendezvous, un luogo d'incontro dove i lupi lasciano le cucciolate durante delle battute di caccia, e si riproduce l'ululato mimando con la voce o tramite una registrazione, attendendo la risposta dei lupi, che entrano nel coro a diverse frequenze e in diversi momenti, come in uno spartito musicale. Il tipico lupo appenninico ha delle caratteristiche ben specifiche, ma oggi il patrimonio genetico del lupo è messo in serio pericolo dal fenomeno dell'ibridazione con il cane, che fra l'altro crea un bel po' di confusione a livello normativo, contribuendo ad alimentare problemi per il delicato rapporto uomo-lupo. Il rapporto è molto conflittuale. C'è chi vede il lupo come una specie mitologica da proteggere assolutamente, e c'è chi vive quotidianamente la realtà del lupo e ha un conflitto con esso. Parliamo per esempio degli allevatori. Il lupo, infatti, anche se riesce a mangiare tranquillamente carcasse ed è molto opportunista, piuttosto che inseguire un animale selvatico veloce, se ha l'opportunità preferisce un animale indifeso come può essere un animale del bestiame domestico. Nel 2016 sono stati registrati 700 attacchi ad allevatori, con danni per più di €1 milioni, mentre si stima che ogni anno circa il 20% della totale popolazione di lupi venga uccisa per cause antropiche, fra cui anche il bracconaggio. Questo però non vuol dire che non si possa trovare un'armonia, una convivenza fra l'uomo e il lupo. Esistono adesso numerose tecniche di prevenzione che vanno dai cani di guardiania alle recinzioni elettriche o fisse o mobili, che permettono all'allevatore di poter convivere con il lupo. Si tratta molto spesso di buona volontà. Oggi la strada intrapresa dal lupo porta a un piano coordinato fra le regioni per permettere agli allevatori danneggiati risarcimenti in tempi adeguati e allo stesso tempo al sostegno dell'utilizzo di tecniche di prevenzione, cercando di superare una volta per tutte sciocche definizioni come lupo buono o lupo cattivo. Queste sono definizioni che non vanno bene. Il lupo non è né buono né cattivo. Il lupo è un compagno di strada, è un diverso come noi e con il quale dobbiamo convivere in maniera armoniosa. Quindi non dobbiamo avere paura del lupo? No. Ma neanche un pochino? Assolutamente no. È un dio senza fiato, non credere mai. Dopo essermi riteletrasportato a Trevi, mi sono un po' riposato, perché mi aspettavo la tappa più lunga di tutto il viaggio. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Prima che arrivassi qui, in quel punto c'era un cerbiattino. È scappato. L'ho fatto scappare. Ho fatto troppo cacciare. Non c'è. Si sente solo il rumore di un uccello strano che non so cosa sia. Mi aspetta la tappa più lunga e faticosa di tutte. Devo andare di là. Tanto. Che pace. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Sto leggendo un libro bellissimo. Oltre il confine. Cormac McCarthy. È la storia di Billy, un ragazzino americano che vive al confine con il Messico, a cui il padre dà il compito di catturare e ammazzare una lupa, perché questa continua a fargli fuori tutte le vacche. Il fatto sta che per quante trappole metta Billy, per quante esche si inventi o per quanto le mimetizzi, alla fine sta lupa riesce sempre a farla franca. E non solo, gliele fa pure saltare tutte, come a prenderlo in giro. Finché un giorno, a una trappola, la lupa è lì,
lui sta per ucciderla. Poi la guarda e in quel momento decide che la vuole riportare in Messico. E inizia il viaggio. Ragazzino, 16 anni, e la lupa. Verso il confine, oltre il confine. Oh, ma perché lo sto leggendo col reader? Un po' la capisco la gente che dice, vuoi mettere la bellezza della carta, il profumo della carta, il sapore della carta, la cartosità, però, cioè, però questo occupa per niente spazio, piccolo, è comodo, è leggero, meglio, no? E non vi dico come va a finire. Il paesaggio non ti annoiava mai. Dopo aver scollinato, si passava in mezzo alla faggeta più bella che io avessi mai visto, poi a dei prati e poi si saliva fin su in cima. Non male che ci so fatto, sarà questo, questo. Non male che ci so fatto, sarà questo, questo. Marito mio che non è niente, niente. Zitto marito mio che non è niente, niente. Li manderemo a Napoli per studente, iamocene Marianna, iamocene a dormi. Li manderemo a Napoli per studente, iamocene Marianna. Ci siamo! Di là c'è l'Abruzzo! Di lì c'è il Lazio! E quelli sono i Simbruini! Credo! Sto scavallando! Sto lasciando i Simbruini per entrare lì! Riserva di Zompolo Schioppo! Ma grazie a me! E beh, certo! Perché zompa e schioppa! Zompare e schioppare è la cascata, che sbuca fuori da una parete prima di fare un salto di 80 metri, così alto che è riuscito a vederlo perfino Alexandre Dumas quando passava di qua. Ed è la cascata più alta di tutto l'Appennino, anche se non è sempre in piena forma. Che in realtà sarebbe dovuta essere molto più grande, solo che quest'anno non ha fatto per niente neve, quindi era quasi asciutta. Stupidi cambiamenti climatici. Nella riserva però non c'è solo la cascata, ma anche boschi verdissimi, tre tegole di pietra e un sacco d'acqua che sbuca fuori da tutte le parti e forma ruscelli, cascatelle un po' ovunque. Allora, mentre scendevo nel bosco di là, ha proprio grandinato. Però per fortuna ho trovato questo posto, che penso sia un rifugio, non lo so. E mi sono acceso un po' per...
Così mi asciugo un pochino. C'è pure vestiti che fumano. A Morino si possono visitare due Morino, la nuova Morino e la vecchia Morino, che è interessante perché sono i ruderi così come erano dopo il terremoto del 1915. E poi si sale fino a Civita d'Antino, dove mi sarei incontrato con lui, Gabriele, un simpatico signore che ha di nuovo messo in funzione il museo del paese, tutto da solo e senza chiedere nulla in cambio, perché gli andava. Gabriele sa un sacco di cose su Civita, e quasi tutte se le è andate a studiare da solo, tipo nomi controsenso come... La Furia Sabina Tranquillina. O quelli altisonanti come... Pomponia. Oppure che... A Copenaghen c'è una casa che si chiama... Sì, Civita Tantino, sì. Tutto questo. Adesso l'hanno destinata, credo, ad altre cose. Civita Tantino, infatti, è famosa per essere diventata la sede della scuola di pittura piena di pittori fondata da un pittore danese, un certo Zartman. Poi purtroppo il terremoto del febbraio del 1915 ha posto fine a tutta questa storia perché il paese è stato semidistrutto e continua a vivere con circa residenti nel centro storico, saremo 200 circa. Questi sono reperti più antichi del municipio di Roma. Poi nell'88 avanti Cristo, al termine delle guerre sociali, Civita è diventata municipio romano e quindi in questa zona ci sono tutte epigrafi del periodo romano che dimostrano che era un insediamento di notevole importanza per tutta la valle. Questa è tutta Civita, noi siamo là. Te sei salito sicuramente da questa parte qui, questa è casa mia, questa qui è la grande scalinata bianca, poi se tu passi di qua arrivi attraverso Porta Flora, sì, dove c'è la lapide a Zartman. Dopo un'ultima occhiata al museo ci siamo grazie, salutati ciao, e mi sono incamminato bene, verso la cima della montagna. Tutto il giorno e piove. Mannaggia. Sta facendo buio, devo arrivare al rifugio. Allora, questo è il rifugio. Comodissimo, c'è il camino, ci sono le sedie, c'è la legna, c'è persino elettricità. Che bello caldo, c'è tutto. Peccato mi hanno dato la chiave sbagliata. Non sono potuto entrare. Dovevo dormire fuori. Stupida. Serratura. Sembra come se fumi la foresta. Mi addentravo sempre di più verso la nebbia, ma soprattutto verso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, l'ultima area protetta della via. E quindi è il momento di fare un po' il punto della situazione. Io ero partito da qua, credo, e poi ero finito qui, e qui, e qua, e pure lì, o forse qua. A Villa Vallelonga, dove però c'era solo un tizio che... Venite tutti a vedere, accomodatevi alla macchina, con la festeggiati per farvi, da uomo e da donna, vengono tutti a vedere. Fino a quel momento avevo percorso 150 km, ovvero 894.631 salti di lupo, ma non ero per niente stanco. Obiezione. E finalmente ero arrivato qua, a Pescasseroli. Sopra Pescasseroli ci sono le rovine di un castello ed è un buon posto per rilassarsi un pochino. Sotto invece c'è il paese vero e proprio, con gli alberghi e le case che d'inverno ospitano gli sciatori di Monte delle Vitelle. Ma visto che i fatti sono sempre più buoni delle parole... Ciao, buongiorno. Volevo sapere se hai il pan dell'orso. Sì, allora ce l'ho qui su quello. Grazie. Prego. È una specie di panetto di burro, miele, mandorle, cioccolato
e uova, e sembra si chiami così perché tanti anni fa, durante la transumanza, i pastori si portavano sempre delle panelle per poter mangiare qualcosa e a volte incontravano degli orsi, e secondo alcune leggende, quando incontravano gli orsi, per convincere gli orsi a non papparsi i pastori gli davano agli orsi le panelle, e quindi da lì il pan dell'orso. Praticamente un borgo completamente circondato da montagne. Tutto intorno. In un posto con un nome così dovevo entrare per forza, visto che quelli bravi su internet fanno sempre vedere tutte le cose buone che si mangiano, lo faccio anch'io, solo quando sono già passate nella mia pancia. Dopo tanto tempo girovagando, anche un piccolo paese come Pescasseroli mi sembrava una metropoli, e ci ho messo un po' a riabituarmi a tutta la gente. Ma la gente ha anche i suoi lati positivi, come un tipo che riesce finalmente ad aggiustarti lo zaino. Il problema sembra risolto. Solo che si chiude al contrario adesso. Pescasseroli poi è anche la sede dell'ente del PNALM, che non è un verso strano, ma l'abbreviazione di Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il parco è fra i più antichi d'Italia, infatti ha quasi 100 anni, ma soprattutto c'è una varietà pazzesca di piante ed animali, ed è per questo che quando cammini fra le praterie o le faggete nelle montagne del parco, hai la costante sensazione di non essere mai solo, con la faunina e la faunona sempre lì, da qualche parte intorno a te. Ormai non mi restavano che le ultime tappe, le ultime montagne e le ultime foreste. Non torneranno più le mille notti in bianco, la gioventù al mio fianco, Roby Baggio e l'autostop. Non torneranno più i miei vecchi polmoni, la naia tra i coglioni, scioperi e università. Oh, io guardo sempre avanti, ho sogni più arroganti, ma oggi no. Oh, oh, non torneranno più gli amori di un'estate, le lingue consumate, gli occhi rossi e Kurt Cobain. Non scavalcata l'ultima montagna, ero lì, alla fine di tutta la strada, pronto ad essere accolto da una festante e fantastica folla invisibile. Grazie. Che aspettava il mio ingresso a Civitella al Fedele. Grazie, troppo buoni, troppo buoni, grazie. Un poeta sciocco adesso inizierebbe con un sacco di cose serie sul senso della vita, l'universo e tutto quanto, ma l'unica cosa che io mi sento di dire è che quell'ultimo paese è un posto bello, anche perché i cervi vengono a bussarti alla porta di casa, ma per me a renderlo ancora più bello era stato tutto quello che avevo dovuto fare per arrivarci, e tutte le persone, tutti gli imprevisti che mi erano sbattuti addosso lungo la strada. Quella stessa strada che sembra lunga solo se la guardi da lontano, come sembra pericoloso un animale finché non inizi a conoscerlo, o come può sembrare spacciato un paese dove invece c'è ancora chi ha voglia di creare qualcosa di nuovo, o come sembra fastidiosa la pioggia finché non inizi a sguazzarci dentro, o come tante altre cose di cui finiamo per convincerci perché non hanno fatto altro che ripetercele fin da piccoli e non ci siamo mai preoccupati di controllare cosa ci fosse di vero, o ci saremmo accorti che alla fine siamo tutti lì,
che passeggiamo un po' a caso e non sappiamo mai bene che fine faremo o dove dormiremo il giorno dopo. Perché l'unica cosa di cui siamo veramente sicuri è che alla fine percorriamo tutti la stessa via. Uomini, sciocchi, draghi e lupi. Quante pene avete fatte passare? Sogni più arroganti, ma oggi no. Lasciatemi, miei santi, nel giorno dei rimpianti, ora che il cielo è meno blu. Ah, piccolo bonus, a Civitella c'è un museo del lupo dove potrete sentire qualcosa di interessante che non sono io che blatterò a caso, o vedere un vero lupo finto, e chiedervi anche voi... Come caspita è possibile che da un coso così figo ti esce fuori lui? O ancora peggio lui. Queste sono le nuove credenziali della via. Ad ogni tappa puoi farti mettere un timbro, così ti ricordi che sei passato anche di là. Ma io mi sono sempre dimenticato di farmelo fare. Tranne che alla fine. Arriva Civitella Fedena. E allora faccio come mi pare. Beh, direi che va bene. I timbri più o meno ci sono. Ah, quasi dimenticavo. E mo... come torno a casa? Scusi! Dove va? Qua. E tu dove va? Io a Roma. Vabbè, allora salgo. Salgo, Bene, l'avevo detto all'inizio. Tutte le strade portano a Roma, no?